L'ho fatto. Dopo 4 anni di onorato servizio di questo primo, primissimo Apple Watch, serie 0 addirittura, proprio il primo esperimento fatto dalla Apple in ambito smartwatch, mi trovo ad aver bisogno di un modello più attuale poiché ci sono una serie di cose che mi servono del modello più attuale. E quindi l'ho fatto, l'ho preso, il nuovo Apple Watch. Serie 5 e procediamo insieme all'unboxing come i vecchi tempi, esattamente come i vecchi tempi. Da quant'è che non facevamo un unboxing qui su questo canale? Sì, lo so che magari in passato l'abbiamo fatto live ed era più emozionante perché c'erano anche le vostre considerazioni del momento, però diciamo che essendo necessario poi un po' di tempo per vederlo in funzione, perché la configurazione dell'Apple Watch è un pochino più lunga, diciamo, rispetto a quella di un iPhone. Per adesso lo scarto e basta. E visto che ne abbiamo uno recente, farò dei nuovi tutorial sull'Apple Watch, che in effetti sono rimasti un po' vecchiotti i miei primissimi tutorial su Apple Watch di 4 anni fa. Non è neanche più aggiornabile l'Apple Watch. Una cosa mi auguro che la Apple la smetta di rendere non più aggiornabili gli Apple Watch solo dopo 3 anni dal loro acquisto, perché il mio è più di un anno che non si può più aggiornare ormai. Ok? Quindi Apple, hai rotto. Io tra un po', se insisti a fare così, Apple, sappi che cambierò il nome a questo canale, non si chiamerà più Apple Caffè, perché mi hai rotto. Va bene, ok. Andiamo? Scartiamo. Poi fatemi sapere cosa ne pensate. Ah, e indovinate un po' di che colore sarà? Ecco la scatola. In questo caso, a differenza del mio primissimo Apple Watch Serie 0, che era in acciaio inossidabile con catena milanese, cioè questo, che comunque è fantastico, cioè è in condizioni perfette ancora, quindi il buono di aver speso di più ai tempi e quindi aver preso un qualcosa il cui materiale è veramente super resistente, ha dato i suoi frutti comunque sia, perché non mi ha dato proprio mai il minimo problema, pur avendolo portato in qualsiasi circostanza e situazione, ha veramente dimostrato la sua indistruttibilità e inscalfibilità. Per non parlare della comodità della catena milanese, con questo magnete che si chiude subito così a scatto, insomma, non mi è mai caduto, è sempre stato velocissimo da mettere e togliere. Non me ne separo volentieri, ma probabilmente non è una vera separazione, è un periodo di prova. Ecco, chiamiamolo così, come si dice in tutti i migliori divorzi, ecco. Comunque, la confezione è ben diversa da quella che era quella di questa versione in acciaio inossidabile con catena milanese di allora, di 4 anni fa, perché la confezione era un pochettino più preziosa, impreziosita da un involucro tutto bombato di forma quadrata ed era di plastica, insomma, comunque era molto bella la confezione della versione, diciamo questa qui, un pochino più preziosa e anche più costosa rispetto a quella che ho scelto questa volta, che è la versione in alluminio e quindi la versione anche, diciamo, sportiva, quindi con il cinturino, non di questo genere, visto che già ce l'ho, e la versione con il cinturino in, cos'è, in poliuretano, in gomma. E comunque indovinate un po' il colore, inutile che io ve lo dica, andiamo ad aprire. Questa confezione in stile Apple, tutta molto studiata chiaramente per fare il suo effetto. Qui già vediamo un po', intuiamo qual è il modello che ho scelto io. Qui c'è già il cinturino separato, e qua ormai si è capito qual è. Intanto apriamo, qui vediamo soltanto la parte principale. Ih, che carino! Qui abbiamo le solite istruzioncine molto 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 sintetizzate per fare la prima configurazione. Configurazione che in questo unboxing non metterò, se no faccio un video troppo lungo, magari ne parleremo in un video a parte. Qui il caricatore classico con il magnete. Ed ecco qui il corpo principale, la cassa dell'Apple Watch, che poi fa un effetto particolare vederlo così da solo e rivestito con questa parte, diciamo, vellutata, protezione, carino, morbido. Adesso niente, andiamo subito a vedere che effetto ci fa questo oro rosa, che chiaramente
semplice alluminio, non c'entra niente, è solo il colore oro rosa. Però così è in abbinamento col mio iPhone quasi, perché l'iPhone XS Max non è proprio in oro rosa, ma delle vaghe sfumature di. Eccolo qui. Questa è la parte posteriore con i sensori che vanno a contatto con il polso e che servono per tracciare i nostri segni vitali principali. Vado a togliere la plastica di protezione e prima di provare ad accenderlo, comunque considerate che va caricato all'inizio, quindi anche per questo preferirei evitare di fare in questa sede la sua prima configurazione. E prima di provare ad accenderlo andiamo a vedere il cinturino. Anche qui io consiglio sempre di usare il coltello, di non rischiare mai di strappare o rovinare la confezione. Non è solo per una forma di rispetto sacro verso l'oggetto in sé, ma perché così se ci fosse qualcosa che non va, potete facilmente chiedere un cambio, una sostituzione o farvi rimborsare. Cioè, sempre meglio non rovinare la confezione. Così. E si apre un po' più facilmente senza rischiare di strappare. Arriva. Ed ecco qua un altro strato. Qui c'è la spiegazione di come montare il cinturino, ma anche come chiuderselo al polso, perché non è che sia così immediato, lo so, sembra strano, ma è così. Ed eccolo qui. La cosa interessante è che oltre alla parte, diciamo, già proposta per l'assemblamento iniziale, c'è anche una parte di riserva, casomai si perdesse, si consumasse o per qualche motivo risultasse troppo lunga questa qui proposta in questo abbinamento. Io, per esempio, già so che per il mio polso, che è piccolissimo, va meglio questa rispetto a questa. Io vado a staccarla. Al tatto è molto piacevole. Io tempo fa presi per fare un regalo, mi pare la versione 1, la serie 1 di Apple Watch, in cui c'era questo cinturino, insomma la versione sportiva, quello in alluminio con il cinturino diciamo più economico, però non era così morbido, così quasi, è quasi vellutato, sembra di toccare la cipria in questo caso. Non so se questa sensazione si ha solo con questo colore qui o in generale adesso è diventata più morbida, dà meno questo effetto gomma. E niente, adesso lo andiamo a sistemare. Come vedete, appunto, qui vi fa vedere il riferimento, anche da che parte dovete andare a tirare il cinturino per inserirlo negli appositi spazi. E qui, come spiegato, quando si inserisce il cinturino non c'è bisogno di premere alcun tasto, mentre quando si sfila il cinturino è necessario premere il tasto che è sul retro. Sarete voi a scegliere a seconda di come vi fa più comodo se inserire la parte con i buchi in qua o in là. Io non so, adesso cerco di seguire proprio con assoluta fedeltà l'immagine che mi mostra, guardando l'Apple Watch di spalle, chiama così, sul retro, la parte con i buchi è sotto, ok? Quindi andiamo a fare questo movimento, si sente un click. Nel momento che sentite il click, vuol dire che l'avete incastrata bene. Stessa cosa la facciamo per la parte di sopra. Non so se avete sentito il click, perché insomma si sente proprio molto, molto lievemente. Adesso io quasi involontariamente ho premuto la Digital Crown, quindi mi chiede già la configurazione dell'Apple Watch. Allora, bene, io non so se questo unboxing avrà suscitato il vostro interesse. Ditemelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube o nei commenti sotto al video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale, tanto è gratis e basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. E se non l'avete ancora fatto, cliccate anche sulla campanella vicino alla scritta iscriviti o iscritto che vi serve per ricevere subito i nostri futuri aggiornamenti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. Dopodiché esiste anche il gruppo Facebook, non più solo la pagina Facebook, ma proprio il gruppo dove siete voi a poter scrivere quello che volete, proporre gli argomenti che volete sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn e quindi se volete potete venirci a trovare anche lì. Bene, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!